Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, sabato 26 maggio. La zuppa di porro oggi ancora in macchina con Leo. Ciao Leo, tutto a posto? Ciao, tutto bene. L'abbiamo fatto il governo Conte? Non ancora. Savona diventa ministro? Probabilmente sì. Ecco, hai capito? Probabilmente sì, dice Leo. In realtà non lo sa nessuno, anzi i giornali di oggi dicono che Salvini è molto arrabbiato perché ha fatto un tweet e un Facebook, non so, uno suo stato d'animo, e Di Maio lo ha anche condiviso. Dice: sono molto arrabbiato perché quello che è successo ieri, secondo il retroscena dei giornali, è che è salito al colle l'avvocato Conte proprio per dire che Salvini e Di Maio non mollavano Savona, e il colle dice: mi spiace ma non deve fare il ministro. Tutti quanti i giornali parlano ovviamente di questa storia, e la tesi di molto divertente titolo di Libero di Vittorio Feltri è: o Savona o morte, un po' come se si fosse nella Grande Guerra Mondiale. L'altra cosa che dice Feltri, che forse è il pezzo oggi che mi è divertito di più sui giornali di oggi, gli altri insomma sono tutti in retroscena, ci raccontano l'importanza di Savona, il fatto che ha fatto una passeggiata a Villa, non mi ricordo in quale villa, e che ha detto che ci sono veti su di lui. Però la cosa più divertente oggi l'ha scritta Feltri, secondo me, notando una cosa che secondo me molti credono, e cioè che Savona è l'ultimo baluardo che hanno quelli che hanno votato Lega, o comunque che non hanno votato Movimento 5 Stelle, o che non amano il Movimento 5 Stelle, per un governo che altrimenti loro non amano affatto. Quindi il concetto, dice Feltri, è: tieni duro Salvini, perché in realtà noi non ci fidiamo di questo governo ma ci fidiamo soltanto di Salvini, e quindi se tieni duro su Savona questo è un segnale per noi molto importante. Questa è la tesi di Vittorio Feltri. Nel frattempo gli altri giornali, tutti quanti direi, si interrogano su che cosa sta succedendo allo spread, cioè il differenziale dei tassi di interesse tra l'Italia e la Germania, e qui ci sono le valutazioni di tutti i tipi, direi per il 90% molto allarmistiche. Devo dire che non si deve mai sottovalutare lo spread, nel senso che in sé è ovviamente allarmante l'idea che i tassi di interesse sul debito come il nostro aumentino. La cosa è molto semplice: un tasso di interesse ieri è aumentato dall'1% prima della crisi al 2% diciamo di differenziale con la Germania, questo vuol dire 200 punti base più della Germania, un punto percentuale in più, con una vita media del nostro debito di 7 anni, sostanzialmente secondo gli esperti vale 7 miliardi di euro in più di costo del nostro debito pubblico, 7 miliardi di euro in più. Questo vuol dire tante altre cose, vuol dire che per esempio i nostri fondi comuni di investimento, che sono pieni di titoli di Stato, stanno incamerando delle perdite, perché se gli interessi aumentano i prezzi di questi titoli di Stato diminuiscono. Ma non voglio farvi una lezione su questo, perché sui giornali c'è di tutto. Vi voglio fare due o tre considerazioni che ci sono oggi sui giornali, diciamo fuori dalla retorica sacrosanta sul fatto che se aumentano i tassi non è bene per nessuno di noi. Allora, la prima è che la tesi di Mario Giordano, che c'è oggi su La Verità. Mario Giordano dice una cosa molto semplice: scusatemi, in questi giorni hanno detto che sono aumentati i tassi e che non erano così alti dal giugno del 2017, ma toc toc, chi c'era a giugno del 2017? Gentiloni. Quindi insomma, che dobbiamo pensare che anche in quel periodo i mercati erano così arrabbiati con Gentiloni perché erano arrivati barbari, cioè anche lui era un barbaro. Insomma, ovviamente a fini retorici fa questa domanda Giordano, però ci dà il senso di come siamo molto deboli sul tassi di interesse. Seconda cosa, che obiettivamente anche gli spagnoli ieri hanno visto aumentare molto i loro tassi di interesse, si sono cresciuti più che in Italia, anche perché lì hanno una crisi politica altrettanto forte, visto che si sono bevuti il loro ministro delle finanze, uno dei loro tesorieri del Partito Popolare, perché rubava, così hanno scoperto. Il problema vero è che in Italia ancora abbiamo aumentato lo spread non solo con i tedeschi ma anche con gli spagnoli, cioè di 100 punti base è arrivata la differenza tra noi e gli spagnoli. Tutto questo però mi porta a fare un'ulteriore considerazione che voglio fare con voi, e cioè è la seguente. Aspettate che qua la considerazione è molto semplice.
diciamo che lo spread oggi non ci piace, è 200, siamo tutti arrabbiati e via dicendo. E diciamo pure che a questo punto non accettano Savona. Possiamo dare la libertà a un partito come quello di Salvini allora di sganciarsi a questo governo? Possiamo farlo? Oppure sono i mercati europei che ci devono dire no, Salvini deve rimanere attaccato anche senza Savona? Se si sgancia da questo governo si va alle elezioni. Cosa pensate? Che lo spread con le elezioni scenda a 80 punti base? E vado avanti. E con le elezioni, se sono veri i sondaggi, cioè quello che vogliono votare gli italiani, e cioè che votano in maggioranza Lega e Movimento 5 Stelle, e la Lega dovesse addirittura arrivare al 20-25%, quel governo lì, fatto fra qualche mese con una Lega più forte, lo spread dove lo porta? Insomma, quello che voglio semplicemente dire, agitare la clava dello spread, che è sacrosanto, è pericoloso, è vero, serve a poco o a nulla, perché il punto, purtroppo per voi che non amate la democrazia come il sottoscritto, sono i cittadini a votare, e i cittadini forse anche irrazionalmente, ma dello spread non se ne occupano. Una cosa che mi ha molto indignato, anzi, indignare è una parola così brutta che forse non la voglio usare, che mi ha fatto incazzare, è i titoli dello Spiegel e quello che ha scritto lo Spiegel online, cioè che gli italiani sono dei barboni, che a differenza dei mendicanti non chiedono grazie, che noi non facciamo altro se non stare in panciolle, e cioè non solo luoghi comuni, veri e propri insulti, perché dicono, quando dicono luoghi comuni, spaghetti, mandolino, quello è un luogo comune, ma sai, dire che noi siamo come mendicanti, ma a differenza dei mendicanti non ringraziamo, questo forse non è un luogo comune, questo è un insulto vero e proprio. Due considerazioni: la prima è, quando noi pensiamo ai giornali stranieri, lo Spiegel, diciamo sempre gli autorevoli, una minchia, sono dei giornali popolari che fanno schifo, perché definire gli italiani con questi luoghi comuni, il paese che vive, il cui sport nazionale, l'evasione fiscale, che vive in panciolle, che la nostra attività principale è non fare nulla e che siamo come dei mendicanti, forse insomma non mi sembra proprio un giornale che abbia approfondito le caratteristiche degli italiani, il dolce far niente degli italiani. E l'altra cosa che volevo notare, a parte il Tempo con un titolo che io condivido, ma vaffanculo, fatto da Chiocci, quando leggi Paolo Valentino su Corriere della Sera, hai quest'aria del giornalista italiano che vive in Germania, che un po', andiamo verso la fiera di Bergamo, che un po' questo cavolo di corrispondenti italiani che vanno all'estero diventano più stranieri di noi. E difatti dice: attenzione, perché bisogna leggerlo bene lo Spiegel, non c'è soltanto questo giornalista che ha scritto che siamo dei mendicanti, c'è anche quello che dice che il debito pubblico italiano è bla e bla e bla, cioè un giornalista italiano che sta in Germania, invece di dire al collega dello Spiegel, scusami caro collega dello Spiegel, col cavolo che ti permetti di dire che la mia popolo è un popolo di mendicanti, quasi quasi, no, lo contestualizza lo Spiegel. Ma io trovo che questa sia una cosa incredibile, incredibile quasi quanto la Raggi, che se n'è inventata un'altra delle sue, è da non credere. Filippo Facci l'affronta sul Libero. Sapete che cosa ha deciso la Raggi? Siccome devono sgomberare un campo Rom, la tesi della Raggi è questa: ha fatto una delibera il 17 aprile, sostiene Facci, e la delibera prevede che per ogni italiano che adotti un Rom a casa sua verrà dato un contributo. Chiaro? Un contributo per gli italiani che si portano un Rom a casa sua. Intanto voglio riconoscere questi italiani che si portano uno sconosciuto a casa propria, ma questo passi. Ma la cosa straordinaria è che questi pensano di risolvere veramente i problemi con le pecore e con le adozioni. Ultima storia è quella di Weinstein, che è una storia stupenda, di quest'uomo che era l'uomo più potente della terra. Verso la fiera qua andiamo, secondo me l'uomo più potente della terra, caro Leo Weinstein, che per lui non esiste il garantismo, va bene? Non esiste più il garantismo, perché se tu sei accusato di aver fatto molestie o violenze nei confronti della donna, fermiamoci qua un minuto, se no arriviamo, molestie nei confronti della donna, non esiste più il garantismo, no? Cioè se tu tocchi una donna, Leo, è fatta. E quindi cosa succede? Per esempio si possono fare le foto con te con le manette, no? Che è un'umiliazione che secondo i media italiani del mondo non si sarebbe più dovuto fare, mentre per Weinstein, il mostro,